Buongiorno, vediamo come poter utilizzare una funzione molto utile in GCAD che è quella con scala con riferimento. Allora, abbiamo aperto il nostro file in DVG, ma questo può essere applicato anche con immagini. Bisogna andare praticamente a scalare il nostro disegno. L'importante è sapere una misura reale della nostra, sul nostro disegno, quindi sappiamo che in questo caso su questa planimetria da questo punto a questo punto sono 4 metri. Difatti, se io adesso vado ad adattare a verificare praticamente con una quotatura lineare da questo punto a questo punto, vediamo che questo qui al momento non è in scala perché è stato praticamente in scala in millimetri, però diciamo siamo su 3027, quindi è fuori scala. Voglio portarlo a 4 metri. Come procediamo? Procediamo in questo modo. Quindi, innanzitutto devo andarmi a disegnare quello che è un riferimento lineare di 4 metri. Quindi io vado qui, mi sposto un attimo, faccio in questo punto, utilizzo col comando F8 8 e scrivo valore punto 4. Ok? Quindi ho creato un segmento pari a 4 unità. Quindi a questo punto come procedo? Vado su menu Home, scala con riferimento, seleziono l'entità da scalare e io voglio utilizzare tutta questa entità selezionata. Specificare un punto base, quindi il mio punto base di riferimento è questo. Seleziono la lunghezza di riferimento da qui a qui, seleziono la nuova lunghezza, quindi mi avvicino sul segmento lineare che avevo disegnato prima, quindi gli do il riferimento da questo punto a questo punto. Un attimo solo che avevo attivato anche il polare on e l'ancora. Ecco qua. Se adesso vado a vedere, mi cancello l'elemento di riferimento. Vado a fare zoom estensione e vediamo adesso, vado a misurare di nuovo quella che è la misura lineare. Quindi da questo punto a questo punto, vediamo, è perfettamente 4 metri.